Ciao, ciao a tutti e buonasera. Come vedrete dalle luci, è notte. E finalmente riesco a girare un video. Sono stati 10 giorni veramente intensi. Mi scuso per la luminosità, ma tanto non dobbiamo truccarci, non vi devo far vedere i prodotti, quindi rimane anche una cosa più intima, più calda. Siamo nella mia cucina, la stufa a legna sta andando perché fuori fa abbastanza freddo. Non dovrebbe arrivare il corriere perché sono le 9 di sera e sono in casa da sola, quindi finalmente riesco a girare questo video. Ci tenevo a girare un video dei libri prima del Natale, spero non sia l'ultimo prima di farvi gli auguri, ma non lo so perché sono stati 10 giorni veramente molto 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 intensi. Si sa che prima di Natale, anche se cerco di arrivare sempre con i regali già fatti, anche se sono partita prima, anche se, arrivo all'ultima settimana che divento matta. Ho una faccia stravolta, sono stanchissima, spero di non addormentarmi mentre giro il video, potrebbe anche succedere. Ma volevo raccontarvi gli ultimi libri che ho letto e darvi qualche piccolo consiglio per i regali dell'ultimo minuto, che sono cose che si trovano ancora per chi ha degli amici o delle amiche a cui piace leggere e magari, perché no, un consiglio così di qualche regalino carino da fare, ma veramente molto veloce perché sono stravolta e stanchissima. Adesso fa anche caldo, oh, mamma mia, va bene. Allora, il primo libro che ho finito di leggere è un libro molto molto carino, una novella. Avete già visto il primo volume, che è Un tè con Mrs. Brown. E Simona ha fatto uscire poi una novella, Buon Natale, Mrs. Brown. È un libro delizioso che appunto mi ha aiutato così a creare quell'atmosfera che sempre mi piace quando si avvicina il Natale. È sempre ambientato ovviamente in Inghilterra, che è la patria quasi di adozione di Simona. Vi leggo brevemente la trama, non ci vedo neanche più dalla stanchezza. Sta per avvicinarsi il Natale e Mrs. Brown riceve la risposta che tanto aspettava. Hattie House sarà il protagonista di una puntata di un retaggio. Rifaccio. Vi leggo la trama. Sta per avvicinarsi il Natale e Mrs. Brown riceve la risposta che tanto aspettava. Hattie House sarà il protagonista di una puntata di un reality show incentrato sul turismo. In caso di vincita, la somma di denaro messa in palio e la conseguente pubblicità potrebbe risollevare le sorti del pittoresco cottage nel periodo invernale. E questo è il motivo, infatti, che ha spinto l'audace vecchietta a intraprendere la gara. Penny e gli altri membri della famiglia, dapprima scettici, si allineeranno ben presto all'idea di Mrs. Brown, venendo risucchiati in un vortice di preparativi e inaspettate sorprese. È davvero una novella deliziosa, ricca come sempre di ironia, simpatia, romanticismo, dolcezza. E in questa avventura, ovviamente, tutta la comunità del piccolo paesino si unisce a Mrs. Brown che vuole appunto portare a termine questo progetto e vuole vincere, ma ci saranno come sempre delle piccole sorprese, dei piccoli intoppi, un'organizzazione quasi criminale di Mrs. Brown per cercare di far andare bene le cose. Insomma, come al solito sapete che io non vi svelo nulla, ma vi dico che questo è sicuramente un piccolo libricino che vale la pena di leggere, magari anche proprio nelle vacanze natalizie, perché crea l'atmosfera giusta, ci fa sentire tutti più buoni, siamo anche noi parte di questa comunità, di questo piccolo paese, è davvero molto molto carino, scorrevole, si legge in breve tempo. È così un intermezzo molto piacevole, magari in una serata, in un pomeriggio, che potremo affrontare nei prossimi giorni di vacanza se farete le vacanze. Io fortunatamente
Rimarrò a casa dal 24 all'8 compreso. E ho intenzione veramente di rilassarmi. Ho prenotato una miriade di libri in biblioteca, mi sono fatta degli autoregali, ma adesso non è ancora Natale e non ve li posso mostrare. E spero di riuscire a leggere davvero un po', di potermi rilassare, ve li racconterò e vedremo che cosa mi sarà arrivato come regalo. Secondo libro che mi è piaciuto tantissimo. È da un po' che ho questo libro, da qualche anno, non è ovviamente una novità, ma sapete che io le novità non le leggo quando sono novità, le leggo dopo. E tu mi vorrai bene, di Katie Glass, la storia di Lucy, la mia bambina. È una storia vera. Questa autrice scrive sotto pseudonimo perché, no, appunto per motivi di privacy non può svelare chi è. Katie Glass è inglese, da oltre 25 anni è impegnata nel campo dell'affido familiare. Dopo aver incontrato centinaia di bambini, ha deciso di raccogliere le proprie esperienze e di raccontare un mondo molto complesso, ricco di sfaccettature e sorprendente dal punto di vista umano. I suoi libri, tutte storie vere, toccanti e commoventi, hanno conquistato 2 milioni di lettori. Per proteggere l'identità delle persone citate, l'autrice scrive sotto forma di pseudonimo. Questa è la storia vera di questa bambina che è Lucy, che ha un inizio di vita molto drammatico e i suoi primi anni dell'infanzia sono davvero travagliati da una casa affidataria all'altra, con la mamma che comunque le vuole bene, ma è un bene che non riesce ad andare incontro alle esigenze di una bambina così piccola. Una mamma che ha avuto un'infanzia difficile, con una mamma che non l'ha mai voluta, non l'ha mai amata, che ovviamente quando poi lei è rimasta incinta l'ha buttata fuori di casa e ha avuto una vita molto dolorosa. In più ha incontrato ovviamente dei compagni che non si sono presi cura né di lei né della sua bambina, e a questo punto Lucy, tra virgolette, mi viene da dire finalmente, viene presa in carico in maniera ufficiale dagli assistenti sociali e comincerà poi a vivere in casa di Katie e comincerà a capire che cosa vuol dire avere una famiglia vera, avere dei fratelli, avere una mamma che ti vuole bene, che si prende cura di sé. È una storia molto molto toccante e che mi ha fatto riflettere tantissimo, oltre che sul gesto dell'affido, che è un gesto che io ho, è una cosa che io avrei voluto fare comunque nella mia vita di famiglia, ma che poi non sono riuscita a fare perché poi appunto le condizioni della mia famiglia erano già di una famiglia numerosa, non riuscivo a fare, non siamo riusciti a fare anche questa esperienza. Mi sarebbe piaciuto tanto c'è dietro veramente lei, tutti questi romanzi sono ambientati in Inghilterra perché lei è inglese. E è spaventosa questa macchina organizzatrice, questa macchina amministrativa che a volte non va assolutamente incontro. Qui parla ovviamente della situazione che c'è in Inghilterra. Ho avuto l'occasione di conoscere mamme affidatarie in Italia, che sono delle mie amiche. E c'è davvero dietro una burocrazia molto 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 laboriosa, a volte molto lunga, che sembra quasi che non veda quale sia il bene del bambino, che è quello che appunto di riuscire a trovare una famiglia che gli vuole bene, di crescere con delle persone che gli regalino affetto, che gli diano delle regole, che gli insegnino anche un po' i primi rudimenti della vita, insomma, cioè come stare al mondo, soprattutto circondato da persone che gli regalano tanto amore. È veramente un libro molto molto bello, con una bellissima esperienza di amore e di accoglienza,
ma prima di arrivare nella famiglia che poi sarà la sua famiglia definitiva, davvero questi bambini soffrono molto e sono appunto mandati da una famiglia all'altra perché uno non ha le condizioni per poter accudire un bambino di una certa età, ma solo i bambini piccoli, qualcuno invece ha solo i ragazzi adulti, insomma questa bambina si ritrova che non riesce mai a trovare un posto sicuro. Davvero un libro bellissimo che mi è piaciuto proprio tanto e ve lo consiglio. Adesso vorrei andare a cercare i libri, anche gli altri libri di questa autrice. Terzo libro che ho finito è il libro che ho letto con il gruppo di lettura. Purtroppo non sono riuscita ad andare all'ultimo incontro del gruppo di lettura perché non sono stata bene quella sera e quindi sono rimasta a casa. Quindi non so di cosa abbiano discusso e come sia poi così stata lo scambio di opinioni su questo libro. Il libro di Jonathan Coe, La pioggia prima che cada. Non conoscevo questo autore, mi è piaciuto davvero tantissimo, ma proprio tantissimo. No, non ve lo leggo perché è davvero proprio molto molto lungo e poi arriveremo a notte, veramente mi addormento. Comunque racconta la storia di, vediamo se mi ricordo almeno il nome dei personaggi perché sono talmente stanca. Allora, racconta la storia della zia Rosamund che muore dopo una malattia e lascia in eredità tutti i suoi averi e la sua casa ai suoi due nipoti che sono Jill e David. Ma nel testamento è menzionata anche un'altra persona che è Imogen. I due nipoti, ma soprattutto Jill, perché è lei che racconta in prima persona, appunto, è lei la protagonista che racconta in prima persona tutto questo romanzo, si ricorda vagamente di questa bambina che ha incontrato quando comunque lei era appena sposata e si ricorda che a una festa di compleanno, del 50° compleanno della zia Rosamund, c'era questa bambina che aveva circa 8-10 anni ed era cieca. Andando poi nella casa della zia, scopre delle cassette a nastro, come quelle che ascoltavamo tanti anni fa, e dove ci sono dei messaggi che la zia vuole che siano consegnati a questa Imogen. Ma sempre nel testamento e nelle lettere che accompagnano queste cassette dice che se Imogen non viene trovata, Jill dovrà ascoltare questi nastri e comincia così praticamente il racconto di tutte queste cassette. È un racconto fatto nei minimi particolari perché ovviamente la zia Rosamund sta descrivendo queste 10 fotografie, sono 10 cassette, 10 nastri che descrivono 10 fotografie per spiegare ad Imogen perché la zia l'abbia compresa nel testamento. Quindi ci sono queste 10 fotografie descritte minuziosamente, ma veramente se voi riuscite a capire dalla descrizione della zia proprio come l'immagine ferma i colori, quello che stanno provando le persone, perché poi man mano si arricchisce del perché è stata fatta questa fotografia, chi sono i personaggi, perché sono legati tra di loro e poi si arriva alla fine, all'ultima fotografia che svelerà un po' il segreto del perché Imogen è presente nel testamento della zia e qual è il rapporto di parentela che ha anche con gli altri due cugini. Un romanzo molto intenso, doloroso sotto alcuni versi. Mi è piaciuto tantissimo il modo dell'autore di descrivere così in maniera profonda e in maniera molto particolareggiata, diciamo appunto queste immagini. La fine mi ha lasciato non completamente soddisfatta, ecco,
ci sono delle cose che non mi sono chiare e spero la prossima volta che andrò al gruppo di lettura, se avrò l'occasione appunto di parlare di questo libro che comunque ormai abbiamo già letto e probabilmente non riusciremo, magari con qualcuno riesco a scambiare qualche opinione, capire anche loro che cosa ne pensano. Il libro mi è piaciuto tantissimo, diciamo che non ho capito tanto bene la fine, ma se qualcuno di voi l'ha letto o se avete intenzione di leggerlo, mi piacerebbe sapere la vostra opinione. Comunque, libro assolutamente molto bello, fino alla fine. Ecco, non ho capito bene io qual era il significato oppure ci si aspetta sempre un finale eclatante, invece è un finale che comunque tranquillamente ha una sua conclusione, senza che ci siano i petardi o le stelle brillanti nel cielo, insomma. Ultimo libro, ma non per importanza, anzi l'ho lasciato per ultimo perché secondo me è veramente meraviglioso. È questo libro di Francesca Diotallevi. Ho scoperto questa scrittrice con il libro precedente che abbiamo affrontato, che abbiamo letto nel gruppo di lettura del mese scorso. E tante amiche, quando io ho così fatto la recensione, la recensione, ho espresso la mia opinione sul libro dopo averlo letto, mi avevano consigliato di esplorare anche gli altri libri della scrittrice, ma ne avevo già intenzione perché mi era piaciuto tantissimo il libro. E quindi ho scelto al momento questo titolo, Dentro soffia il vento. Ora vi leggo. In un lavallamento tra due montagne della Val d'Aosta, al tempo della Grande Guerra, sorge il borgo di Saint-Rémy, un piccolo gruppo di case affastellate le une sulle altre, in mezzo alle quali spunta uno sparuto campanile. Al calar della sera, da una di quelle case, qualche anima pia esce a volte per avventurarsi nel bosco e andare a bussare alla porta di un capanno dove vive Fiamma, una ragazza dai capelli così rossi che sembrano guizzare come lingue di fuoco in un camino. Come faceva sua madre, quando era ancora in vita, Fiamma prepara decotti per curare ogni malanno, asma, reumatismi, cattiva digestione, insonnia, infezioni, infusi d'erbe che in bocca alla gente del borgo diventano pozioni approntate da una strega che ha venduto l'anima al diavolo. Solo una persona negli anni ha avuto il coraggio di superare i pregiudizi della comunità e stringere con Fiamma un'amicizia sincera. Raphael Rosset. Ma Raphael un giorno è partito per la guerra e non è più tornato. A piangerlo è rimasto Jan, suo fratello, che sembra nutrire per la strega dei boschi un singolare e apparente immotivato odio. Allora, è un libro stupendo, meraviglioso. Innanzitutto mi piace tantissimo il piccolo paesino dove è ambientato. Mi piace come viene raccontata la vita di questa comunità, di questi contadini, dove c'è un prete molto anziano, molto spigoloso, che vede sempre un dio punitivo, un dio di cui bisogna stare attenti, di cui bisogna aver paura. Nel frattempo, questo prete anziano non è più in grado di svolgere le sue funzioni di sacerdote, perché è anziano e perché è malato. Arriva un prete da Roma che lo deve sostituire e all'inizio la comunità è molto restia, no, a questa nuova figura che è un prete completamente diverso da quello da cui loro sono abituati, un prete che si pone dei dubbi, un prete che si mette al confronto con queste persone e una persona, un uomo che cerca di intessere relazioni con questa comunità. C'è appunto questa ragazza, Fiamma, una ragazza giovane, selvatica, con un carattere molto presente e c'è questo
Jan, che è il fratello di Rafael, che è partito per la guerra e purtroppo è morto. Rafael è stato l'unica persona che da bambino è riuscito a diventare amico di Fiamma. Fiamma è cresciuta in mezzo ai boschi, conosce benissimo la natura, conosce le erbe, conosce i fiori, fa questi decotti, queste preparazioni che aiutano tutte le persone del paese, ma queste persone vanno da lei soltanto alla notte quando non sono viste. C'è anche il maestro del paese che è molto vicino e molto amico a Fiamma, gli ha insegnato a leggere, gli porta sempre dei libri perché lei è molto interessata comunque ad imparare, ad apprendere, è una ragazza curiosa e diciamo che i personaggi principali appunto sono Fiamma, il parroco Ianna e questa figura che è una figura presente in tutte le pagine di questo Raffaele Rosé. È un libro che parla del pregiudizio, che parla dell'ignoranza delle persone proprio pensando all'ignoranza non come cosa brutta, ma al fatto proprio che si ignori, che non si vuole conoscere, che non si sa e quindi si ha paura del nuovo, si ha paura della persona diversa, si ha paura di chi non è come noi. Fiamma ovviamente non è come nessun altro, ma come nessuna persona diciamo, è uguale a qualcun altro, no? Siamo tutti diversi e oltre che essere un romanzo che ovviamente ha all'interno una storia d'amore molto, come dire, non dolorosa, sì, anche dolorosa, ma non semplice, non bella, cioè tormentata, ecco, una storia d'amore molto tormentata, è davvero un romanzo stupendo, stupendo, mi è piaciuto tantissimo come l'autrice sia riuscita a descrivere così bene questo piccolo borgo che francamente non so neanche se esista, andrò ad informarmi, come sia riuscita a descrivere bene i caratteri di tutti questi personaggi, di tutte queste persone che sono legate tra di loro, tra affetto, ma anche non odio, ma con la voglia, cioè, si scontrano molto spesso e questo nuovo sacerdote che è catapultato da una realtà come quella di Roma in un paesino che è praticamente abbandonato in mezzo alle Alpi dove non c'è praticamente nessuno e ovviamente si deve inserire in una comunità che ha già la sua struttura, che ha tutti i legami molto saldi e deve imparare a farsi voler bene e a farsi amare. È un libro meraviglioso, non so in che altra maniera descrivervelo e non riesco neanche a raccontarvi più di tanto perché non vi voglio svelare niente, cioè è una sorpresa ed è una meraviglia pagina dopo pagina. Ecco, io ve lo consiglio e adesso andrò comunque a cercare anche altri libri di questa scrittrice. Bene, con i libri che ho letto abbiamo finito. Quali sono i miei consigli? Così, qualche consiglio, dei regali dell'ultimo minuto si trovano comunque ancora. Allora, vi mostro questi due perché sono gli ultimi che ho letto e vi ho detto che mi sono piaciuti tantissimo. In più, sono ovviamente ambientati in Inghilterra e questo anche in tema natalizio. Questa scrittrice sapete che vi ho detto che la amo molto, mi piace, da tanti anni la conosco come blogger sui social, ha fatto anche tantissimi altri 3 o 4 romanzi e li ho letti, mi sono piaciuti tutti, quindi io diciamo che più che i libri vi consiglio delle autrici, in questo caso sono tutte autrici femmine. Quindi sicuramente questi di Simona Fruzzetti, se volete fare un regalo a qualche amica o qualche amico
a cui piace leggere, a cui piacciono quelle atmosfere molto romantiche, molto inglesi, molto bucoliche. Questo, secondo me, è davvero una coppia perfetta, sono davvero molto carini, molto belli, molto rilassanti e adatti per me, soprattutto in questo periodo. Vi mostro questo, ma non questo anche è bello, ma tutti i libri di Virginia, sapete che è la mia scrittrice o una delle mie scrittrici preferite, Virginia Bramati. Ho visto proprio ieri in edicola che c'è il volume con Le ragazze liberate, non fatevelo scappare. Non fatevelo scappare perché sono dei romanzi bellissimi. Ve l'ho detto, con uno stile molto leggero, molto pulito, molto bello. Perfetti, perfetti, per le ragazze giovani, per chi non è più giovane, ma ha ricerca appunto quella bellezza anche di uno stile di scrittura molto semplice, molto, lineare, bello, bellissimo. Tutti i suoi romanzi, dal primo all'ultimo, io ve li consiglio tutti, tutti, tutti. Sono secondo me un bellissimo regalo. Chiaramente, altro libro che vi consiglio è da regalare questo, quello su Vivian Maier, che è fatto benissimo, molto, molto bello. E poi un libro vintage che però sono andata a controllare e c'è ancora. E per chi ha l'animo curioso e ingenuo da bambino, Beatrix Potter. Questo non è il libro dei miei figli, questo è il mio libro, Il mondo di Beatrix Potter, che io amo follemente. Beatrix Potter è un personaggio che adoro. Mi piace tantissimo, l'ho disegnata, l'ho ricamata, ho guardato tutti i film che parlano di Beatrix Potter, ho tutti i libri oltre a questo, che sono quelli che poi ho regalato ai miei figli, ma questo è mio ovviamente e non lo potevano toccare. Me lo rileggo almeno una volta all'anno per tornare bambini, per tornare in quel mondo, bellissimo che lei ha saputo creare. Se avete qualche amica o qualche amico che possa apprezzare, secondo me questo è un libro che vale la pena regalare e che vale la pena regalarsi. Non mi sono addormentata, sono arrivata fino alla fine. Spero di riuscire a farvi un video corto, un video, mi manca ancora il video dei profumi della terza settimana, ma davvero sto facendo una fatica, ci sono davvero troppe cose in queste ultime settimane. Io ho bisogno comunque di preparare i video, di preparare i contenuti, non riesco a fare le cose così veloci, è un po' il mio difetto, cioè devo sempre avere comunque una preparazione di quello che dico, anche se poi ovviamente vago. Io spero che siete riusciti a comprare tutti i regali per le persone a cui volete bene. Io quest'anno ho deciso, tanto qua non mi ascolta nessuno dei miei colleghi perché nessuno guarda i miei video, di fare un piccolo pensiero ad ogni mio collega. Sono 18, maschi e femmine, perché abbiamo vissuto un anno un po' particolare, un po' pesante, il trasloco, delle situazioni abbastanza difficili all'interno dell'azienda, e penso che ci sia bisogno di un gesto gentile che non solo a Natale, ma siamo vicini a Natale, possa un attimo far sorridere il nostro cuore e dire: oh, che bello, toh, è Natale, guarda, qualcuno mi ha fatto un piccolo regalo. E allora sto preparando delle piccole sorprese da portare al lavoro, perché sono convinta che, sono sempre più convinta, quest'anno è stato un po' il mio motto, che un gesto di gentilezza valga molto di più che uno sguardo rabbioso o magari una frase detta con cattiveria. E soprattutto mi sono accorta che il gesto di gentilezza sconvolge sempre. Dall'altra parte, se c'è qualcuno che cerca di attaccarti, cerca di litigare, chi ha voglia di dire una parola cattiva, tu con il gesto di gentilezza vinci sempre, e questa cosa mi piace. E quindi gentilezza da tutte le parti. Bene ragazzi, adesso vi saluto, continuo a preparare tutti i miei pensierini, i miei regalini.
Spero di riuscire appunto a farvi i miei, sicuramente gli auguri ve li farò, magari riesco a fare anche un video un po' più sostenuto, ma sicuramente poi dal 27 in avanti, perché il 25 e 26 ovviamente saremo tutti concentrati sul Natale Santo Stefano, sulle nostre famiglie, sulle nostre riunioni di famiglie e di amici. Dal 27 fino al 8 di gennaio finalmente diciamo saremo in vacanza, potremo riposarci e avrò anche il tempo per poter girare un bel po' di video. Vi mostrerò i miei regali, i miei autoregali, vi mostrerò le ultime cose che ho comprato che non sono riuscita a farvi vedere, ho anche altri video sulla skincare. Insomma, ho la testa piena di mille progetti. Ma poi non riesco a fare quello che vorrei. Mi sono già dilungata troppo, vi abbraccio, vi saluto, vi auguro una buona notte e ci vediamo presto, prima di Natale. Ciao e grazie.